Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere l'uscita numero 11 e numero 12 finalmente di Minerali Gem dopo tanti mesi. Questo video, se riesco, lo carico anche sulla mia pagina su Instagram, che vi avevo detto che c'era a breve un video sulla sorpresa, ma visto il fatto che avevo detto ad ottobre, ormai siamo quasi a dicembre e ho avuto dei problemi, quindi queste sono le mie pietre comunque che abbiamo fatto. Cercherò di portarlo anche su Instagram questo video, ok? Quindi chi non ha possibilità di vederlo su YouTube lo va a vedere su Instagram. E si chiama la mia pagina, mia terza pagina, MineraliGem00. Lo scrivo qua comunque, qua sotto nei commenti lo scrivo. Allora, vi avevo fatto vedere la prima uscita, che era di un anno fa, una netta anche di più, di quasi due anni. Dell'oro, la prima uscita, questa, fantastico. Non so se è vero, però se è vero equivale a 33 carati, vedete, con il liquido per mantenerlo, e c'è proprio l'etichetta e tutto. Quindi 33 carati equivale, che sono andato a vedere su internet, equivale a 33 euro, no, 22 carati, e equivale a 33 euro. Poi abbiamo il quarzo rosa, veramente molto bello, spettacolo, veramente uno splendore di pietra. Queste sono pietre e non sono modellini né giochi, sono da collezionare e buona. A breve ci sarà anche una sorpresa, abbiate pazienza, che deve arrivarmi il pacco, cioè il pacchettino piccolo con kit, che si è spaccato lo stesso blocco dello stesso di dietro, quindi l'uscita 10. Purtroppo ci sono stati dei problemi, quindi devo aspettare prossima settimana, quindi o lunedì, domani o martedì o mercoledì mi arriva il pacchettino, dopo si monto con l'uscita e vado avanti anche con kit, poi si ritorna con Iron Man e così via, dopo si ritorna con la Minerali Gem e così via, faccio in pacchia. Allora, l'occhio di tigre, che è veramente bello questo qua, uno splendore. Questa è della terza uscita. Ah, non vi ho detto le uscite. Questa, cioè, vi ho detto solo dell'oro. Questa è, la trovate, cioè io l'ho presa in edicola. La seconda uscita, no, non in edicola con l'abbonamento, non è vero. Solo la prima ho preso in edicola. Poi dopo ho pensato bene di fare un annetto fa l'abbonamento. Infatti ho altri pacchi dietro, ce ne avrò 4-5 più o meno, un totale ce n'ho, uno sbandano, ho perso il conto. L'occhio di tigre è molto bello perché è variegato e, come dice il nome, se lo vedete è a forma di tigre, vedete che ha le strisce dell'occhio proprio della tigre, se ci fate caso. Poi abbiamo l'ametista, quarta uscita, molto bella anche questa, splendore. Io l'avevo fatto tempo fa, ho trovato un raccoglitore in cantina giù, e veramente uno splendore, e mi ero fermato prima, ovviamente, infatti mi ricordavo che l'avevo già fatto, però mi ero fermato alla quarta uscita, mi pare, quindi a questa, e è fatto veramente bene, ha una roccia questa. E giusto, vi devo far vedere una sorpresa che ho trovato quest'estate nel fiume, in un fiume, quindi la metterò nella mia collezione, però non è di Minerali Gem. Sono 100 uscite, comunque non vi ho detto il prezzo, dopo guardiamo il prezzo, guardiamo tutto. E questa è una pietra praticamente da quello che vera, perché l'ho presa in un fiume, veramente bella, guardate che spettacolo. Questa non c'entra nulla con la collezione, non so come si chiama, non so nulla, quindi se voi sapete il nome scrivete qua sotto nei commenti. Allora, una, questa non mi ricordo, ok, agata azzurra, questa è veramente uno splendore di pietra, quinta uscita con l'abbonamento. Poi c'ho la fluorite, quindi andiamo avanti un po' veloce. Questa è la mia preferita invece, questa è veramente una bella pietra, guardate che spettacolo, cioè guardate i riflessi sono uno spettacolo immenso, qua ha una roccia veramente spettacolare. Poi abbiamo la celestina, che me l'avevano data l'anno scorso a pezzi, io ho preso l'uscita che ho rifatto l'abbonamento e da capo, perché l'anno scorso poi l'avevo disdetto e l'ho reinserito quest'anno, quindi la celestina era minuscola e io l'ho ripresa perché me l'avevano data da schifo, poi era tutta spaccata, un macello. Fuxite, quindi la fuxite è finalmente arrivata intera.
forse cioè, l'avevo già detto nel precedente video, mi pare. La Fuxite è molto bella anche questa, niente di particolare, però ha i brillantini, questo sì. Li hanno messi loro secondo me, poi non so. Poi abbiamo la Rodinite Levigata. Ah, ho perso conto delle uscite. Comunque siamo alla nona. Questa è la nona. Questa è la 8. Quindi la Fuxite è la 8. La Celestina è la 7. La Florite la 6. Ok. Questa è veramente bella. Se ci fate caso, guardate un'iguana. Un'iguana è uguale allo suo stesso identico colore. Poi abbiamo il Geode del Sara, l'ultima, la decima, che mi ero fermato, ok? Vedete lo spettacolo, ha una pietra praticamente vulcanica, mi pare che avevano detto. Ok, li ho già letti i libri, cioè non questi che apriamo oggi, ok. Poi c'è il raccoglitore che mi hanno dato con la terza uscita. E poi ancora in più ci hanno dato questo fogliettino che lo trovate dentro al raccoglitore, cioè lo trovate da parte, non mi ricordo in che uscita, mi pare alla quinta, e con tutte le altre pietre, ok? Quindi attacchiamo qualche fogliettino. E poi ci dicono dov'è tipo la pietra. Tipo la Celestina è Alma da Castello, la mia preferita. La Florite è l'Argentina. Poi ognuno ha la sua caratteristica particolare. Molto belle. Allora, e abbiamo la Pirite, quindi abbiamo l'uscita numero 11, che è d'oro. La Pirite, come sapete, è un minerale oro. Quindi si trova nei fiumi pescandola. Vedete, qua c'è scritto praticamente il numero 11 e ogni settimana vi arriva in edicola a 8 euro un'uscita. Io pago a 35 euro, ma ce ne sono ben 4 in ogni pacco, più l'abbonamento 1,10 euro in più a partire dal numero 4. Quindi io faccio l'abbonamento comunque premium, ovviamente, perché senza premium non vi danno i vetrini, che sono arrivati un vetrino, e la prossima settimana ci sarà una sorpresa, perché sapete che cosa si tratterà del microscopio nelle successive settimane, scusate, non nella prossima, perché ci vuole un bel po'. Allora, non si apre così, quindi apriamo con un cutter, senza fare danni ovviamente, è plastica comunque. Faccio vedere il libro di RBA Italia, quindi fantastico. Ci sono, guardate un po', c'è la Celestina, scusate, ok, c'è la Celestina, vedete, adesso ve lo... C'è la Celestina, come potete notare, ok? E a quanto pare, e la Cassiterite. Ogni libro vi danno tre schede. Poi c'è la Cavansite e la Cassiterite, tutti i nomi particolari. Però ho notato che ci sono anche delle pietre che abbiamo in questa collezione. L'unica che ho visto finora è la Celestina. Si vede che è particolare, vogliono dire qualcosa in più. Allora, la Corniola, cioè, okay, molto bella, e la Cordierite, ok, perfetto. Questi tre sono, poi non ne ho fatti vedere tutti perché sono veramente tanti. Allora, in questa uscita proviene dal Perù, dice, paese dove vi sono numerose località in cui è possibile trovare meravigliosi esemplari, anche in Marocco. E molto bella. Quindi, e vedete, qua c'è tutta la caratteristica e spiega della pirite e dove viene, eccetera. Questi sono i minerali che cambiano colore, quindi esistono anche questi. Quindi magari c'è quelli fosforescenti, quelli che prendete anche in negozio. Sono minerali veramente e a quanto pare dicono che cambiano colore. E infatti è vero, al buio. Vedete, poi c'è perché c'è questa cosa che se il viola è assorbito il cristallo appare giallo, mentre se il verde è assorbito il cristallo appare rosso. Ci sono diverse particolarità e dettagli, molto interessante questo fascicolo qua, numero 11, il ciclo geologico. Per lo più questo sono le ultime due uscite dell'ultimo abbonamento, quindi andate a recuperare il video dell'ultimo abbonamento che ho fatto nella playlist che io restavo sempre.
perché è interessante veramente tanto. Dal ferro al chip, vedete? Quindi è fantastico, si parla sempre delle tecnologie e la collezione di Zim. Ok, vediamo la pietra. Quindi apriamo la pietra con un cutter, fate attenzione a fare il taglio per bene perché è plastica dura e dovete fare aprirlo con cautela, perché se lo aprite molto male potete avere il rischio, vabbè che è vetro, di rovinare il pezzo e rovinare il minerale. Quindi c'è anche il cuscinetto, vi spiego perché c'è il cuscinetto serve per ammortizzare la pietra, ok? Perché senza il cuscinetto dopo magari se cade, se tipo fa pum pum, vedete che rimbalza perché c'è il cuscinetto che lo tiene a portata. Allora, la pirite è veramente uno splendore, la prendiamo. Allora, non perde brillantino, non perde nulla, è veramente, direi, la mia pietra preferita. Per il momento sì, poi ce ne sono altre. Questa è la mia seconda, però. È uno splendore. Cioè, gioielli veramente fatti bene, e questa è vera, giuro. Oh, se la vedo divento ricco, mi faccio un dente d'oro con questa. Veramente, che dite voi? Conviene farmi un dente d'oro con questo? Vado dal dentista e dico, guardate, io ho una bella pirite, mi faccio tutti i denti d'oro e io divento ricco. Allora, pirite viene dal Perù, come abbiamo ben detto. Come vi ho detto anche, non c'è scritto, ma ve lo dico io, secondo me queste pietre vengono praticamente dal Perù, cioè, nel senso che viene dal fiume, quindi la pescata nel fiume del Perù. Poi ovviamente ci sono altri posti, come avevano detto, non c'è solo il Perù dove la mettono, non credo Italia ce ne sono ben poche, mi pare che ci sia l'ametista come quella pietra che vi ho fatto vedere, poi c'è anche un'altra, ci sono diverse pietre ma non questa. E la pirite è qua, l'ho messa qua nell'undicesima, a breve ci sarà anche l'accoglitore prossimo, però devo finire prima questo. Io sono fatto così. Poi abbiamo la galena, se non sbaglio. Quindi chiudiamo un attimo. Ah, per mettere, non vi ho detto, per mettere, ci sono due posti che ve l'avevo già fatti vedere in passato. Non so se vi ricordate, però per i nuovi iscritti lo sto per dire. Allora, c'è il raccoglitore per i fascicoli che lo trovate nella uscita numero 5 o 4, non mi ricordo. E praticamente qua mettete i vostri fascicoli, quindi si prende quello della pirite e si mette qua dentro, semplice. C'è la cartina geografica, c'è tutto, andate a vedere i video, recuperate i video precedenti su Instagram, no, su Instagram cercherò di mettere qualcosina. Comunque vedete, questo è il raccoglitore di Menesime con gli 11 fascicoli più cioè la cartina dove fanno vedere delle pietre e la guida all'opera. Comunque sono sento uscito, ok? E per le schede invece abbiamo il raccoglitore, che questo sono sicuro 100% che si trova all'uscita 5. Questo è il raccoglitore per le schede. Faccio vedere come si presenta. Come vi ho detto nelle precedenti uscite, sta minerali e gemme, quindi minerali, l'arte. Quindi faccio vedere come si mettono. Allora, prendiamo le quattro schede, no, le tre schede, scusate, e ci sono uno sempre di, no, due sempre di minerali e una sempre di gemme. Mettiamo prima i minerali, come potete notare è verde, vedete, capite da qua. Andiamo in fondo alla pagina perché vanno in ordine alfabetico. Il raccoglitore è sicuro, quindi non si perdono le schede, tranquilli. E lo apriamo semplicissimo ad anella, quindi si mette così, ok? Vedete? Qua dentro. Posso vedere, si chiude e avete tutte le pietre. Ok. Dovete vedere anche in ordine alfabetico, per esempio, io ho fatto giusto perché ho messo carrolite, come potete notare, e inizia con la A, è tipo, come si può dire, un dizionario, vedete, la A compassa, dopo la L c'è la R, vedete, compassano le lettere, vedete, A, S, quindi va bene, sotto ovviamente l'altra scheda, e poi siamo già al V,
e alla Celestina, che è la E, però è già finita con la A, quindi non c'è né B né C né D. Sì, ovviamente, perché sono cose che non esistono, e si arriva alla E, ok, con la lettera E. È un po' complicato, però se la si può fare, dillo, eh. Ok, e andiamo con quella della gemma. Ok, quella della gemma, quindi, come stessa cosa, ripeto. Qua siamo già alla O, quindi siamo a un buon punto qua. Siamo più avanti qua. Vedete, l'ultima è stata il corallo, che ho usato, molto bello, veramente dettagliato. Da domani rinizio a rilaggiare l'analisi. Si mette dentro qua, corallo, e si chiude. Vabbè, ho messo cordierite prima, però dopo c'è la corniola. Vedete? Perfetto. Posso vedere? Okay, corniola. Ottimo. Andiamo al prossimo fascicolo, quindi al numero 12, e vediamo che pietra ci sta. Però, come vi ho detto, c'è la galena. Si mette qua. Galena. Esatto, ci ho preso. Bel fascicolo, apriamo anche questo. La pietra non è niente di particolare, pensavo meglio. E numero 12 trattato veramente bene. Apriamo, viene dalla Spagna questa qua, e l'esemplare proviene dalla Spagna, dove la galena si estrae sin dall'epoca dei Romani nei giacimenti di Linares e di La Carolingia. Ok, e i minerali che emettono luce, quindi si parla dei minerali che emettono anche la luce, vedete? Quindi abbiamo la scapolite, e poi abbiamo cause della luminescenza. Vedete, qua c'è un esempio della luminescenza e l'energia degli elettroni, che l'ho studiato questo a scuola molto tempo fa. È nucleo, protoni e neutroni, infatti. Qua nucleo, protoni e neutroni. Vedete cosa fa? Praticamente orbite lontane dal nucleo, energia maggiore, elettroni. Gli elettroni sprigionano l'energia dell'orbite e non la fanno avvicinare alla fonte del nucleo, quindi proteggono il nucleo e gli elettroni, ok? Ricordatelo, orbita vicino al nucleo, energia minore, vedete? E nucleo, protone, neutrone, elettrone eccitato, quindi questo sprigiona un sacco di energia, quindi prolunga, vedete che sorpassa, però si ferma sempre all'elettrone, non prosegue. L'elettrone che emette energia, luminescenza, vedete? Fa questo effetto, quindi fa, oltrepassa e va quasi nel nucleo, però si ferma prima e sprigiona l'energia. Avete capito la scienza com'è particolare? E ogni giorno si scoprono cose nuove e interessantissime. Io adoro la scienza, quindi chi non adora la scienza se ne va. Allora, chidranite, si parla delle schede, sto scherzando ovviamente, era metaforica la cosa. Crisopraseos e crisocolla. No, io accetto chi non gli piace la scienza, ovviamente. Però basta che ovviamente la scienza serve, voilà. Cinabro, e poi abbiamo la cerossite. Questa volta le ho dette tutte, senza fare fatica con tutti questi nomi, è un scioglie lingua. Guardate ragazzi, veramente. Allora, dobbiamo la struttura della terra. Qua fanno vedere l'esempio come è strutturata la terra, ok? E, le gemme leggendarie, quindi ci sono anche delle gemme leggendarie. E Minas Gerais, che sarà un posto. Infatti si trova in Brasile, giù nel Brasile. Quindi Brasilia e Minas Gerais. Un bel posto, direi che forse si andrò, forse, bisogna vedere. Allora, e vediamo la pietra allora a questo punto, sì? Quindi prendiamo la pietra, bella bella bella, e attacchiamo anche il nome, la galena. Allora, la galena, vediamo un attimo.
Fate attenzione, mi raccomando, ad aprirlo. Questa è una riproduzione della RBA, come ho detto. Ah, c'è un pezzo dentro, infatti mi si è staccato, comunque ho un pezzettino minuscolo, quindi e lo esaminerò, questo, e perché sapete anche perché. Cioè, ve lo farò vedere comunque, perché. Ho fatto un po' di sporcizio, comunque dopo pulisco. Allora, questa è veramente un massiccio, ha un sasso direi, un massigno. Molto bella, dettagliata, fatta veramente bene, vedete? Che ha brillantini luccicanti, però non spesona niente, a parte qualche brillantino che si stacca, come sempre ovviamente, che può essere perfetto. E non mi piace molto qua, però direi che veramente dettagliata, fatta veramente bene, come Pietro. Allora, dove l'ho messo? Ah, eccolo qua, l'avevo lasciato fuori il fogliettino. La gallina ovviamente viene dalla Spagna, c'è la scritta, quindi abbiamo la pirite e la gallina, queste due pietre qua, fantastiche. Allora, la attacchiamo per bene, attaccatela anche in un modo, perché veramente se lo attaccate da schifo dovete rifare da capo, come faccio io molte volte con gli adesivi, faccio veramente schifo. Allora, ok, perfetto, attaccato. Mettiamo qua, mettiamo il fogliettino via, che così prima che lo prendiamo. Allora, quindi abbiamo fatto la pirite e la galena. Chiudiamo il raccoglitore e nella prossima uscita ci sarà la 13, 14, 15 e 16 nell'altro unboxing del pacco che farò a breve. Unboxing sì. E qua c'è il raccoglitore dei libri, quindi mettiamo dentro il libro, il fascicolo. Controllate bene tutto qua, ok, e lo mettete nel posto dove va. Poi mettiamo le schede nel raccoglitore. Allora, e abbiamo cinabro e cerusite, quindi le esiliamo così con l'anello, con i buchi rivolti verso sinistra, e lo mettiamo nelle ultime pagine. Quindi fate attenzione e controllate bene se sono veramente nelle zenne. No, nei minerali. Ok, quindi mettiamo dentro, anche qua, lo apriamo. Ah, e attenzione, controllate sempre le lettere. Ok, infatti ho sbagliato. Prima va la cerusite, quindi prima va la cerusite. Ve lo dico, non ve lo faccio vedere, ma sapete come va. E poi, dopo, va la cianite, quella della cianite. Ok. E per finire abbiamo la crisocolla, non so cos'è, un minerale, cioè no, una gemma, dicono qua, e lo mettiamo sempre qua. Ok, sempre qua, chiudiamo sempre, e ok. Quindi ho dovuto anche cambiare il raccoglitore perché mi era arrivata dell'umidità tenendolo in cantina, che qua da noi c'è un sacco. Quindi ci vediamo al prossimo video, commentate, e se il video vi è piaciuto mettete un bel like, vi faccio vedere tutte le gemme, le mie gemme, minerali e gemme. Quindi iscrivetevi al mio canale, per questo video voglio un sacco di mi piace, un sacco di commenti e un sacco di iscritti. Iscrivetevi al mio canale, commentate, attivate la campanella e mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Ciao al prossimo video, ciao a tutti, ciao!